Nella puntata precedente. Salve. Una cosa che ci terrorizza, ma allo stesso tempo ci elettrizza, sono gli imprevisti in generale. E una cosa che ci terrorizza e basta sono i ragni. Una paura dei ragni. Aspettiamo, e alla fine, quando tutto sembrava perso, arriva una nuova chiamata da X Factor per ritornare a Milano. E questo è quando Samuele venne a casa mia per comunicarmi la notizia. Muovitevi qua. Allora, come potreste aver capito, non avevo tanta voglia di editare. Con sto microfono mi sento tipo Fedez e Marra al muschio selvaggio. Però è incredibile, secondo te arriverà la tecnologia anche a... Ma infatti ti dico, ma in questo senso, ecco, per esempio è una percezione che al 9 o... Allora, dove eravamo rimasti? Seconda chiamata per andare a Milano. Quindi in quel momento avevamo capito che la situazione poteva essere seria effettivamente, e da quel momento in poi ci siamo messi sotto a studiare, provare per bene la canzone tutti i giorni, praticamente non stop, senza interruzioni, senza distrazioni, senza... La seconda convocazione i primi giorni di giugno, quindi una volta preparati, una volta studiati tutti i pezzi, siamo partiti, siamo arrivati anche questa volta con un giorno d'anticipo, perché c'era il primo giorno di soundcheck, il secondo giorno di registrazione effettiva della puntata. In quei giorni abbiamo mangiato piatti tipici della cucina milanese come i burrito. No. Stai vlogando? No. La mattina del soundcheck ci svegliamo molto presto, sia perché appunto avevamo la convocazione tipo alle 7:30 dall'altra parte di Milano, quindi dovevamo svegliarci presto, sia perché avevamo passato la nottata insonne e c'era gente meno sveglia di altre quella mattina. Sono le 6:30, siamo andati a svegliare le altre e ci hanno risposto: ma sono le 6:30. Peccato che la sveglia le 6:30. Siamo andati a svegliarli in maniera molto cauta. Perché tipo abbiamo fatto così. Riandiamo là. Andiamo a far vedere come abbiamo fatto a svegliarle. No. In questo giorno, che era il giorno delle audizioni, ci siamo portati a casa 3 sì, nonostante i non pochi momenti di crisi esistenziale e panico. Quindi il pomeriggio siamo usciti dall'Allianz Cloud di Milano con ben 3 sì da parte dei giudici di X Factor. L'unico giudice che ha detto no è stato Darjan, però questo ce lo prendiamo e lo teniamo da parte perché ci tornerà utile in una seconda parte di questo video. Quindi torniamo a casa con 3 sì, a questo punto potevamo essere richiamati per un'ulteriore selezione, potevamo essere non più contattati e quindi la nostra esperienza X Factor sarebbe finita lì, oppure saremmo potuti andare direttamente alla fase delle sedie, quindi al secondo step. Fatto sta che siamo stati richiamati per le room audition, una volta che ci siamo esibiti con una cover di Creep dei Radiohead, siamo stati cacciati. Alla fine di questa esperienza siamo andati a casa. E così finiva la nostra avventura di X Factor con 3 sì e la consapevolezza di essere arrivati dove 100 su 6.000 arrivavano. Una consapevolezza che ci sprona a fare sempre meglio. A proposito, l'avete ascoltato il numero cinico? Stasia d'effetto prima di partire, punti deboli a metà strada, non pensare ma mai mentire. Poi vi ricordate quando pochi secondi fa ho detto di ricordarvi di Darjan e per ora lo mettiamo da parte? Bene, qualche mese fa ormai ci siamo rincontrati con Darjan in discoteca, le cose della vita. E, insomma, abbiamo fatto due chiacchiere e niente. È uno dei giorni più belli della nostra vita, non so se della vostra anche, ma della mia sicuramente. Finalmente mi ricongiungo con uno degli elementi di gruppo fantasmagorici che ha segnato le prime fasi del mezzogiorno di cuoco. Abbiamo un cuoco. Stasi ad effetto prima di partire, punti deboli a metà strada, non pensare ma mai mentire, prima che ogni bugia cada, che cadere poi fa sempre male, sai.